Adesso io tutta questa cosa che ti ho detto di usare l'arco libero, inizialmente cosa ho detto? Provocatoriamente. Perché? Perché se voi dite a un ragazzino di fare questo esercizio, la cosa alla quale si affida è proprio questa, di portare su il ginocchio. Oh, ma hai detto tu di portare sul ginocchio? Ah professore, tu me l'hai portato sul ginocchio? E poi mi dici che è sbagliato. Ma noi dobbiamo fargli capire che il motore parte da giù. Giusto? Oh, intanto però datemi qualche segno di qualche feedback, altrimenti diventa difficile, eh? Sembra che sta a ballare al muro, al vento. Allora, ad un certo punto noi gli diciamo, siccome deve capire che devono lavorare gli arti inferiori e i piedi, gli diciamo, gli proponiamo di cancellare l'arto libero. Non usare più l'arto libero. Si può fare secondo voi? No. Lo stesso esercizio. Passo stacco alternato senza usare l'arto libero. Cosa esce fuori? Si può fare secondo voi sì o no? È difficile, eh? Ci si concentra sulla spinta. Per carità. Per carità, io non sto dicendo cioè, che non deve essere, che lo dobbiamo sganciare e metterlo da qualche parte. Non lo dobbiamo usare nella maniera così come lo userebbe un ragazzino, che non fa altro che affidarsi a questo movimento. Proviamo a vedere quello che ci esce, poi magari ve lo faccio vedere io, però adesso fatelo voi. Quindi scusa. Passo stacco alternato, ma senza l'uso dell'arto libero. L'arto libero non dovete usarlo. Cosa bravo? Vedi, loro stanno facendo. Sollevano le bracciola. Sì. E in questa maniera qui ti rendi conto che per avanzare devi lavorare a terra. Capisci? Loro due lo facevano. Lo hanno fatto. Ma loro due l'hanno fatto. Ginocchio arto libero completamente cancellato e lavoravano solo con la spinta del piede a terra. Quindi in economia? No, non in economia. No, non in economia. È sbagliato dire in economia. In questa maniera lavori nella maniera giusta e senti il movimento da dove parte. Perché ti concentri, sei costretto a concentrarti sull'appoggio del piede a terra e sulla spinta del piede a terra, perché non ti puoi affidare all'arto libero che tira in un certo senso. Proviamoci, vai. Così benissimo. È molto macchinoso, per carità, perché non siete abituati a farlo, però se vi concentrate, sentite che chi lavora a terra, chi vi fa avanzare è la spinta del piede a terra e non l'arto libero. Andiamo, dai! Bravi! Bravi! Così! Andiamo! Senza arto libero, così, bene, 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 perfetto! Nel frattempo quelli che fanno tutti gli attori che si muovono sono sempre di meno. La tribuna ha aumentato di più. Ogni volta che si torna aumenta un posto in tribuna. Non si capisce perché, però va bene lo stesso. Io sono giustificato. Alla fine rimani tu. Rimani tu. Qualcun altro. Perché sono fino alle 7:30. Che cosa? Fino alle 7:30. È lunga, hai voglia te. Ma posso fare la domanda? Ma come no? No, ma quindi conviene non dire al ragazzino di portare avanti il ginocchio come primo inizio? Allora. Come primo approccio? Tu sai, insegni. Globale, analitico globale. Sì. Eh? Allora, tu prima devi fare l'esercizio
nella maniera globale. Dopodiché lo vai a sezionare, lo spezzetti e poi lo riporti dentro. Adesso la fase successiva è... Adesso abbiamo capito come che l'arto libero ci serve solo come per una questione di equilibrio, diciamo, e che la propulsione arriva da giù. Adesso dobbiamo provare a metterli insieme e vedere cosa esce fuori. Non è compartimenti stagno, prima facciamo uno, poi facciamo l'altro e sono staccati. No, io sto dicendo all'inizio, se anche non portano avanti il genitore, si può fare questo esercizio di passo sì, e stacco, però vedi, questo è che volevo però, capire. Per carità, però diventa, quello adesso l'avete provato senza l'arto libero, giusto? Sì. Vi risultava naturale? No, no, era molto artificioso come esercizio, come esercitazione. Al ragazzino se tu gli dici facciamo passo salterlato, perché non è che ci mettiamo di passo stacco alternato, passo salterlato, facciamo prima. C'è quello che ti rimane così, l'esercizio di Cappuccetto Rosso. Allora, tutti quanti fanno lì che fanno l'esercizio. Allora, quando lo fanno, ma lo fanno naturalmente con il ginocchio libero che sta lì qui, sì, senza certo, dirglielo. Certo, lo fanno certo, così. Dopo interveniamo, andiamo a spezzettarlo sì, e poi lo riportiamo dentro. D'accordo? Allora, quindi abbiamo detto che l'arto, la spinta arriva da? Dalle braccia. Da giù. Abbiamo detto che... Avete fatto caso a un'altra cosa? Lavorando in questa maniera, dove sentivate la massa? A livello? A livello del bacino. Rifacciamo un'altra volta. Lo ripetiamo. Senza arto libero. E provate a concentrarvi dove sentite la spinta. A che livello sentite la spinta? Adesso... Lui l'ha anticipato, però provate a concentrarvi e sentitela. Andiamo.